Ora è ufficiale, la Juventus si qualifica per i quarti di Europa League. Domani ci sarà il sorteggio e capiremo quale sarà il nostro avversario. E quindi sicuramente siamo in quel momento in cui possiamo imparare, immaginare, sognare anche uno scontro, magari tosto, perché mi è arrivato a questo punto, piacerebbe anche incontrare una squadra complicata di blasone, una squadra con un nome, per cercare di sognare davvero gli ultimi passi per avvicinarci poi a una finale che a questo punto la Juventus non può nascondersi e deve diventare diritto una delle squadre che deve ambire ad alzare questo trofeo. È una squadra che può assolutamente farcela. Una qualificazione che, devo dirvi la verità, a fine primo tempo pensavo di aver raggiunto e che invece negli ultimi 10 minuti di partita temevo di non raggiungere, non tanto perché pensavo di prendere 2 gol, quanto più perché mi sembrava di vedere una squadra, la Juventus, in inferiorità numerica, non in superiorità numerica. Ma andiamo con calma, andiamo a riassumere un po' tutto quello che è accaduto. Intanto io ho stappato una birra perché avevo promesso in live che avrei festeggiato un'ipotetica eventuale espulsione di Gunte, perché veramente di Gunte aveva stancato, francamente sono quei giocatori che non mi piacciono, quei giocatori che mi sembrano anche abbastanza antisportivi e che fanno di tutto per cercare di attirare su di loro anche l'attenzione dei giocatori. Infatti aveva puntato Fagioli, aveva puntato Vlahovic, c'era stato quell'intervento su Fagioli per terra, c'era stato quell'altro sorta di simulazione con Vlahovic, quel mini fallo sulla, insomma, tutte quelle cose che messe insieme né al calciatore né al tifoso ti fanno dire: oh, sai che mi sei proprio simpatico anche se sei mio avversario. No, per niente. C'era stata la possibilità di vederlo andare a fare la doccia un po' prima e invece la doccia la va a fare in occasione del rigore che viene assegnato alla Juventus con cartellino rosso proprio per Gunte, un po' come era accaduto a Nantes, seconda trasferta della Juventus in Europa League, e per 2 volte andiamo a giocare con un uomo in più, chiudiamo con una vittoria senza subire gol e chiudiamo con un risultato maggiore di un gol di scarto, 3-0 l'altra volta, 2-0 stavolta. Devo dire la verità, dopo i primi 15 minuti di primo tempo che non mi erano piaciuti, ho visto una buona Juve nel primo tempo. Mi era piaciuto l'approccio, mi era piaciuto vedere una squadra che sembrava essersi allontanata da quella paura che si era portata dietro appunto nei primi 15 minuti. Una Juventus che riesce anche ad andare in gol in realtà con Dusan Vlahovic qualche minuto prima, gol che viene annullato per fuorigioco, ancora una volta si va al VAR, non so quanti pali ormai abbia già preso la Juventus, perché dovrebbe essere qualcosa come il 15° palo stagionale, quello di Bremer, traversa con paratona nel loro portiere, la palla finisce in qualche modo a Vlahovic dopo un tocco di Ken, Vlahovic che però è in fuorigioco rispetto al portiere perché era dietro al portiere e c'era soltanto un giocatore a tenerlo in gioco, e come ben sappiamo quando invece l'attaccante finisce dietro al portiere ne servono 2 per tenerlo in gioco, perché il portiere conta come difendente, quindi una regola che capita poche volte di vedere, ma che è così. Da regolamento viene annullato il gol, e peccato perché Vlahovic aveva anche esultato con rabbia, con gioia, con felicità, perché quel gol gli stava mancando, aveva comunque preso il palo su rigore l'altra sera, il palo, la traversa su cui poi ha fatto il tap-in su lei, quindi era un po' che non segnava, Vlahovic voleva tornare al gol assolutamente. Annullato. E allora poi ci vogliono anche 2 attributi, così, dopo aver sbagliato un rigore, dopo aver segnato un gol che viene annullato per fuorigioco, dopo essere un momento in cui comunque va tutto male, andare a battere un rigore sotto la curva del Friburgo, rigore non battuto benissimo da parte di Vlahovic, anzi Allegri aveva consigliato di tirarlo centrale al post partita di Juventus-Sampdoria, Vlahovic esegue anche se forse un po' troppo basso, il portiere intuisce, finisce in mezzo alle gambe e per fortuna, nonostante il rigore non battuto ottimamente, la palla entra. Rigore battuto male, rigore battuto bene, se poi fa un gol vale sempre 1 e la Juventus si porta in vantaggio, e si porta in vantaggio anche di un uomo a fine primo tempo. Quindi nel primo tempo mi era piaciuta, comunque la Juventus tolti i primi 15 minuti di tentennamento, poi ho visto una squadra che era venuta fuori e ho pensato: ok, dovevano semplicemente adattarsi, dovevano semplicemente prendere in mano la partita, adesso siamo avanti di uno, siamo avanti di un uomo, nel secondo tempo gli altri dovranno scoprirsi per forza di cose e noi potremo agire di ripartenza. Purtroppo non è stato così, ed è questo che secondo me al tifoso juventino deve far arrabbiare, che
vedere una squadra come la Juve contro una squadra comunque onesta come il Friburgo, che all'andata non aveva creato nessun tipo di problema, già nel primo tempo un paio di occasioni le avevano concesse, principalmente da calcio da fermo, andiamo ancora una volta a mettere nella condizione di poter creare dei pericoli. Non so questa sera quante palle siano state messe effettivamente all'interno dell'area di rigore della Juventus da parte del Friburgo. Glielo permettavamo, era probabilmente una volontà da parte della Juve, ma non mi sembra il piano ideale, a maggior ragione se sei in vantaggio di un uomo, di due reti tra andata e ritorno, e loro sono anche abbastanza forti su questo tipo di concetto, no? E quindi avrei evitato volentieri di creare dei problemi, di fare in modo che potessero succedere cose all'interno dell'area di rigore della Juventus. Infatti tante volte vedevamo anche Szczęsny che invitava ad andare su, Danilo un po' arrabbiato, Allegri imbufalito, quindi secondo me non sono molto contenti dentro Juventus stasera di quella che è stata la partita, una partita che comunque poi la Juve va a vincere nel secondo tempo, nei minuti finali, anche grazie ai cambi, perché comunque il gol del 2-0 è firmato Federico Chiesa, che pochi minuti prima aveva preso nuovamente un palo e una traversa più che un palo, con una parata di bicipite da parte del loro portiere che aveva praticamente chiuso gli occhi. Anche qui Chiesa si era liberato molto bene, non aveva tirato in maniera ottimale, però il portiere era quasi preso in controtempo, bicipite, poi traversa, e ho visto i fantasmi del Vietnam con il palo traversa riga che aveva preso sempre in Europa League, ma con il Nantes all'Allianz Stadium, dove ero presente, e quindi ho rivisto la stessa scena, c'è stata una sorta di flashback in quella direzione lì. Poi pochi minuti dopo, per fortuna, loro sbagliano un'uscita, Rabiot si avventa su quel pallone, va in verticale, va a imbucare Federico Chiesa, e questa volta il palo sorride a Chiesa, terzo palo della partita della Juve, questa volta si tramuta in gol, 2-0, partita chiusa, tutti a casa, Juventus ai quarti. C'è da sottolineare la partita, la prestazione di un giocatore in particolare che è stato schierato anche a sorpresa. Io ieri vi dicevo che non me l'aspettavo tra i titolari, al suo posto mi aspettavo uno tra Rugani e De Sciglio, invece oggi ha giocato Federico Gatti, e credo proprio che abbia fatto una signora prestazione. Tra l'altro il gol nasce da un tiro di Gatti, parato dal numero 5 del Friburgo, dopo un ottimo tacco di Nicolò Fagioli, bravo a scommettere sull'inserimento del compagno. Credo che Gatti abbia giocato una partita molto molto sicura, okay? Una partita molto molto solida, e abbia dimostrato che comunque all'interno delle rotazioni in questa Juve ci può stare, come anche in una competizione europea. Quindi stasera sicuramente non era facile, perché Gatti non è che abbia tutta questa esperienza a livello europeo, anzi la prima stagione alla Juventus, l'ultima volta che era stato schierato titolare in Europa mi sembra proprio alla partita di ritorno col Benfica a Lisbona, dove siamo usciti dalla Champions, quindi anche queste piccole coincidenze sommate al fatto che era il 16 di marzo mi facevano un pochino preoccupare. Per fortuna non è andata così, ripeto, la Juventus nel primo tempo mi aveva convinto, nel secondo invece credo che ci sia stato un grande, non dico blackout perché il blackout l'abbiamo visto l'altro giorno con la Samp, però una grande volontà di abbassare i ritmi, e si è arrivati a, secondo me, a subire un po' troppi pericoli, più di quelli che si dovevano subire in un secondo tempo in cui non è affatto sembrato di essere con un uomo in più. Ci portiamo a casa la qualificazione, questa è la cosa assolutamente più importante, però nel percorso di crescita europeo, secondo me la Juventus queste cose le deve migliorare, e credo che anche Massimiliano Allegri sia d'accordo con questa cosa, e secondo me sarà una riflessione che proporrà ai microfoni delle varie emittenti televisive nel post partita. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo con live reaction pagelle, e domani parliamo anche delle estrazioni, dei sorteggi, perché capiremo contro chi andremo a giocare, e lì capiremo anche se ci sarà bisogno di un passo in avanti ancora più grande rispetto a quello che è stato questa sera col Friburgo, che tutto sommato non mi è sembrata una squadra irresistibile, proprio come era stato il Nantes.